cosa sia oggi in Italia. Ve lo dico sempre con la stessa sincerità, a me rispetto alla mia storia personale piacerebbe anche parlare di lavoro, di competenze, di tutela del territorio, perché sono un urbanista di formazione, ma non ho potuto in questi anni non sentirmi chiamata in causa rispetto alla questione migratoria, rispetto a come se ne è parlato, soprattutto negli ultimi 5 anni, e rispetto alle soluzioni che sono state proposte, non esclusivamente da questo governo, non esclusivamente da questa amministrazione o quella precedente, ma anche dall'Europa. Per questo mi sono attivata con un gruppo di cittadini senza connotazione nazionale, ma cittadini milanesi, come io mi sento, anche se potete distinguere chiaramente il mio accento marcatamente romano, perché sono nata e cresciuta a Roma, ma vivo qui da 15 anni e quindi sono anche milanese. La nostra attività si è concentrata sulla tutela dei diritti dei migranti, dei richiedenti asilo, perché abbiamo realizzato che in questi anni purtroppo non c'è nessun'altra soluzione per gli immigrati, per chi aspira alla mobilità sociale, venendo da un altro contesto territoriale, che non quella di percorrere la via della protezione internazionale. Questo perché esistono delle leggi che impediscono di arrivare legalmente in questo paese. E queste leggi non sono leggi esclusivamente che hanno un portato di destra, che arrivano dalla cultura della destra storica di questo paese, ma arrivano anche da una certa cultura di sinistra. La Bossi-Fini non è altro che la riformulazione in modo più aggressiva e violenta della Turco-Napolitana. Il pensiero che l'altro sia una minaccia da rinchiudere preventivamente prima di accertarsi di quale sia la sua identità. I CPT sono figli della Turco-Napolitana, non della Bossi-Fini. La Bossi-Fini ha solo concorso a dargli un quadro più violento e aggressivo. Allora, in questo contesto non è stata ovviamente unica la nostra voce a Milano, e per questo in questo ultimo anno si sono messe insieme delle risorse intellettive anche di realtà che lavorano su questi temi da 30 anni. E tante di queste realtà hanno concorso a costruire un pezzo della manifestazione del 20 maggio a Milano per far emergere delle contraddizioni di fondo che quella manifestazione aveva, parlando di solidarietà e non parlando dei decreti Minniti di Orlando. Questo tipo di contraddizioni non sono contraddizioni che possiamo vivere, che potete pretendere che le persone capiscano. Queste contraddizioni incidono profondamente sulla vita delle persone. Dicono queste contraddizioni che se sei povero non puoi stare nel centro delle città, perché qualcuno può lamentarsi della tua condizione, può lamentarsi e chiedere che tu venga cacciato fuori dal centro della città, fuori da qualsiasi luogo in cui la tua presenza possa dare fastidio. Questo tipo di disegno non è un disegno accettabile, non è un disegno accettabile, non è un disegno comprensibile per chi aspira alla pace sociale, alla giustizia sociale, alla pace che sia giustizia. Ovviamente in questo quadro ci sono anche esigenze di politica estera. Non è possibile immaginare che
pensare che i rapporti commerciali con alcuni paesi siano fondamentali per promuovere lo sviluppo di determinati paesi. Sono fondamentali così come sono fondamentali alcuni accordi che vengono fatti e sanciti al di fuori della legge internazionale, che eleggono a paesi degni di relazioni democratiche la Turchia o la Libia. Io credo che non sia possibile, credo che non sia possibile vivere questo genere di contraddizioni, non armarsi di contenuti rispetto a questo tipo di contraddizioni, perché altrimenti l'alternativa è la difesa dei privilegi, perché i diritti sono esclusivamente diritti per pochi e non per tutti. Questo tipo di contraddizione non credo che nessuno, o quantomeno che nessuna forza politica che si dica, si voglia dire di sinistra, democratica e che aspira alla giustizia sociale, siano sanabili. Debbono essere sanabili attraverso il coinvolgimento diretto delle persone, la rappresentanza, la cittadinanza. Non è possibile immaginare un paese in cui un parte del popolo non abbia né rappresentanza né voce in capitolo rispetto alle politiche che incidono pesantemente sulla loro vita. Io sono felice di essere la Camera del Lavoro, ma rilevo un'altra cosa: siamo al centro della città e non siamo in una delle tante periferie che avrebbe bisogno di avere voce e di avere voce nei programmi con di qualsiasi forza che si conquista di sinistra. Ovviamente io credo che le difficoltà siano tante, e sono tante anche perché bisogna porsi il problema di essere incisivi. Io non so se essere incisivi significhi esclusivamente aspirare al governo di un paese. Noi in 20 persone, per essere in di accoglienza che non fosse la mezzanotte della stazione centrale, abbiamo occupato la stazione centrale. In quel modo siamo stati incisivi. Io credo che ci voglia anche il coraggio di sperimentare altre forme di partecipazione civile in questo paese. Grazie, Presidente. La parola adesso che voglio ricordarvi, coordinatore della Presidente del PD e poi Italia Rossa. Grazie per l'invito. Mi sono preso qualche appunto perché non sono abituato a parlare in sale del genere, per cui devo superare un po' l'emotività del momento. Intanto devo dire grazie per l'invito. È la seconda volta che siamo invitati come articolo 1 della Frazione. Mi sento un po' di imbarazzo perché al momento non c'è stata una reciprocità, ma penso che sarà necessaria a breve trovare le soluzioni per poter dialogare senza stricate a 360 gradi. Lo dico perché noi siamo in una fase un po' particolare, nel senso che si sono aperte in questo paese delle prospettive. Sentivo parlare del referendum prima, io sono stato uno tra quelli, avevo ora ancora del Partito Democratico, che tra i pochi sostenne, pur sentendomi la retorica di non cedere il paese alle destre, io decisi di scegliere, la mia scelta fu quella di difendere la Costituzione. Nata dalla resistenza, perché penso che sia ancora oggi quell'insieme di valori più avanzati che danno un segno a questa società e alla quale noi tutti dobbiamo ostinatamente fare riferimento. È evidente che quella vicenda del referendum ha aperto delle prospettive e delle opportunità.
e qui veniamo a noi, sta a noi avere la capacità di riempire quello spazio che si è venuto ad aprire, non cedendolo, concedendolo alla destra. Mi chiedo però se avesse vinto il sì e se avesse vinto quell'idea di stravolgimento della Costituzione, oggi in quale assetto politico ci troveremmo. Sforzarci di fare la controprova, avremo probabilmente un sistema politico molto più stabile, ma avremo una sinistra che qualcuno teorizza abbia come unico destino quello di essere messa sulla poltrona dello psicanalista, perché deve elaborare il punto del fatto che passi davanti a sé il proprio cadavere. Allora io non penso che la sinistra sia un cadavere e che questo sia il nostro destino, però dobbiamo sapere costruire le condizioni per poter smentire questi auspici, diciamo così, negativi nei nostri confronti. Allora, noi abbiamo partecipato al dibattito che c'è stato al Brancaccio, al di là dei toni, poi quando ci sono le assemblee bisogna avere l'abitudine anche di cogliere le spicolosità e anche i diversi umori. Però io penso che noi si debba partire da un ragionamento molto chiaro. Uno dirà, ma sei troppo pragmatico, salti passaggi. No, allora, io sono dell'idea che noi commetteremmo un delitto politico se non fossimo in grado, alla fine di questa discussione dei processi che stiamo costruendo, di arrivare a costruire un'unica lista di sinistra. Perché oltre alla lista politica, costruito sulla base di un programma condiviso, c'è la necessità di costruire un nuovo soggetto politico di sinistra, di centrosinistra, che sia in grado di rappresentare quella parte del mondo che in questi anni si è non solo sentita da parte, ma che sostanzialmente ha subito più di altre, diciamo, gli effetti della crisi. Allora, io anche su questo voglio essere molto chiaro. Noi dobbiamo tutti assieme fare uno sforzo unitario che possa andare in questa direzione. Io lo dico, non ha senso dire siamo per costruire una lista unitaria e poi fare l'elenco infinito delle differenze che ci sono tra gli uni e gli altri. Le differenze sono conosciute, sappiamo che qui siamo arrivati tutti assieme con percorsi differenti, ma c'è l'esigenza di dare una priorità alle nostre scelte e la priorità è quella di lavorare assieme per ricostruire un campo della sinistra. Noi come articolo 1 lo stiamo facendo insieme al campo progressista, io la dico così, la dico a voi, ma lo sto dicendo anche dentro articolo 1 e nel confronto con il campo progressista. Non basta il Brancaccio, ma non basta neanche Sant'Apostoli. Dobbiamo trovare le condizioni per ricercare dei punti di unità più avanzati a partire dal programma. Io ho sentito dire delle cose importanti al Brancaccio, le ho sentite ripetere qui, alcune importanti le ho sentite dire anche in occasione dell'iniziativa che abbiamo fatto insieme a Giuliano Pisapia al Sant'Apostoli. Bisogna fare un passo in avanti, ci vuole uno scarto di generosità da parte di tutti, perché il rischio altrimenti è che mai come in questo momento, a fronte di un'opportunità che ci viene data, noi rischiamo di essere messi definitivamente in un angolo. E allora voglio chiudere per stare nei tempi, e i punti programmatici sono molti, io li vorrei elencare così. Il primo punto programmatico è applicare la Costituzione che abbiamo, l'abbiamo difesa, ma difenderla non è più sufficiente, oggi come oggi c'è bisogno di fare uno scatto in avanti, c'è bisogno di restituire i diritti nel lavoro, perché quando mi si dice che all'interno del Job Act ha favorito il fatto di dare maggiore potere alle persone, siamo dentro una visione che non ha nulla a che vedere con quella che è la realtà. Abbiamo bisogno di reintrodurre una progressività dal punto di vista fiscale, ed è un problema di giustizia sociale, qualcuno lo diceva. È giusto poi intervenire sulle povertà, ma è giusto anche interrogarsi dove si generano queste povertà e come possiamo porre rimedio. C'è un problema enorme, il diritto alla salute veniva detto da Diletto, ma c'è il diritto alla casa da abitare. Abbiamo centinaia di migliaia di persone che non hanno un'abitazione. La dico così, la Lombardia è la prima regione in Italia per sfratti, per morosità incolpevole. Un grande piano casa nazionale che dia la casa alla gente che ha bisogno. Deve far parte di una piattaforma
se fossimo partiti e se riuscissimo a partire dai contenuti, io sono certo che noi riusciremo a costruire una coesione che ci porti verso anche un unico, diciamo, lista, unitaria della sinistra, e perché no, in futuro anche un unico soggetto politico, che siano alternativi alla destra che si sta riorganizzando, e chiudo, che sia un alternativo Movimento 5 Stelle, che pur di lucrare qualche voto fa il paio con i fascisti sulle questioni dell'antifascismo e fa il paio con la Lega sulla questione dei migranti. Mi pare che da questo punto di vista qualche elemento di chiarezza da parte loro ci sia stato e noi non possiamo comprendere altro. Però, e la chiudo in questo modo, che sia anche alternativa a questo Partito Democratico. Lo dico con tutta la chiarezza di queste cose. Noi possiamo sognare tutte le coalizioni che vogliamo, ma in questo momento andremo al voto con una legge elettorale proporzionale e il premio sarà alla lista e non sarà alla coalizione. E quindi, al di là dei ponti e dei puntieri, quando ci troveremo a votare c'è chi voterà il Partito Democratico e chi voterà la lista di sinistra. E quindi è chiaro, questo poi teniamo aperto il dialogo, teniamo aperto il confronto, però voglio essere chiari, le differenze che ci sono oggi sono differenze marcate, che lasciatelo dire a uno che fino a 3 mesi fa era all'interno del Partito Democratico e che ne è uscito perché si è reso conto, qualcuno dirà in ritardo, io vi rispondo meglio tardi che mai, che sostanzialmente oggi come oggi in quel partito non ci sia lo spazio all'interno di una sua riformabilità, quindi ha deciso di fare una scelta differente, ma nella convinzione che in questa fase storica, in questo momento storico, ragionare con di primarie o di liste e di coalizioni assieme sarebbe una scelta sbagliata e sarebbe una scelta perfetta. Grazie. Dopo Daniela Rosa mi promesso. Buonasera a tutti e tutti, sono l'altro panda, però non vorrei essere vista come quota di genere perché due cose ce le ho da dire e credo che siano due cose abbastanza importanti. Inizio col darvi due numeri, dei numeri che magari a voi non dicono niente, però a molte lavoratrici e a molti lavoratori della zona dell'area metropolitana qualcosa di 300, 120, 50, questi sono i giorni di presidio che i lavoratori e le lavoratrici della GE, della Capaflex e della CEME sono stati obbligati a fare per difendere il loro diritto al lavoro. Io credo che se non ripartiamo da qui a dare risposte a loro, davvero mi sembra poi tutti i bei discorsi che sono stati fatti qua sopra su alleanze o non alleanze poi vadano tutti a cadere. Quindi ripartiamo da qui e ripartiamo dall'interrogarci sul cosa pensiamo di queste multinazionali che pur essendo solide, pur essendo un attivo, decidono e pur avendo intascato gli incentivi dallo Stato, decidono di localizzare in altre aree, spesso europee, dove i diritti sono minori e dove il lavoro costa meno e dove il profitto è più alto. Quindi magari ripartiamo da qui e ripartiamo da chiederci cosa ne pensiamo di una mancanza decennale di politiche industriali, cosa ne pensiamo del progressivo abbandono. Scusate, da fuori ho passato la voce, ho salito e ho fumato anche una sigaretta verso di voi, ma questa roba si sente, grazie. È che è invidioso altri. Comunque, dicevo, ritorniamo ad interrogarci sulle cose fondamentali, sul perché abbiamo abbandonato i settori, quasi tutti, direi anche tutti, i settori strategici. L'Italia da eccellenza produttiva è passata ad essere l'hub europeo per lavori a basso valore aggiunto, la ricerca e lo sviluppo sono ormai settore, come altrove il nostro know-how. Pensiamo alla Silicon Valley della Martesana, anche qui a Faggio. Ed è questo il ruolo che noi vogliamo.
vogliamo giocare, che l'Italia vuole giocare. Questo è il lavoro che vogliamo promuovere e rilanciare. E la nostra idea di rilancio economico, questa è la nostra idea di rilancio economico, che ruolo gioca il pubblico? Questa è un'altra domanda fondamentale, che abbiamo fatto tanti con il pubblico, il settore pubblico è stato massacrato e dovremo cercare di riportare appunto questa idea del pubblico che non è solo spreco, non è solo abbandono, ma è anche proprietà dei cittadini e garanzia dell'accesso uguale ai diritti di tutte le cittadine e dei cittadini. Ma veniamo a Milano, siamo disponibili ad accettare l'entrata gabbatesa del privato nei servizi pubblici a domanda rigida? Siamo disponibili ad accettare che ATM venga messa a gara con la possibilità, anzi con quasi certezza direi, distribuiti di articoli sui giornali, che il privato, però viene lo Stato, insomma, però viene lo Stato, ma potrei pensare anche ad altri in questo mercato e se ne appropri, facendo sì che i servizi pubblici diventino da appannaggio di pochi, lasciando scoperte le periferie in favore del profitto. Siamo disponibili a lasciare che la regione Lombardia, come sta facendo, continui a rimanere riducendo appunto il ruolo della sanità e allargando questo spazio dedicato ai privati. Quindi siamo disponibili a sostituire il medico con il gestore. Ecco, queste sono tutte domande importanti, ma la domanda cruciale, quella che mi interessa di questa sera, è se siamo capaci di guardare al futuro, siamo capaci di narrare e immaginare una società alternativa, di andare all'attacco su alcuni temi centrali, al posto di abbozzare una poco efficace, seppure meritevole, difesa dell'esistente. Tornando proprio al tema lavoro, che credo debba essere centrale nella nostra azione, ma che purtroppo, ma credo per ragioni di tempo, credo che ce ne sarà la possibilità in altre assemblee come questa, che spero si moltiplicheranno anche in tutti i territori e nelle periferie di Milano. Dicevo, siamo in grado di far fronte, di avviare una discussione seria sugli effetti che l'attuale processo di digitalizzazione e automazione in atto produrrà sulle relazioni socio-economiche. Sappiamo cosa sono e cosa comporterà l'utilizzo dei big data nel processo produttivo di prodotto. Sappiamo che ci sono già mansioni che prima erano solo appannaggio degli umani, che adesso sono sostituite completamente dal robot. Sappiamo che gli anestesisti, molti anestesisti sono stati sostituiti dai robot. E come, cosa vogliamo fare con questa rivoluzione industriale? Beh, cercare di stopparla sarebbe stupido, quantomeno. Vogliamo governarla o vogliamo subirla? Questa è un'altra domanda che, specie in un territorio come Milano, credo ci si debba fare. Io non ho sentito purtroppo ancora nessun discorso serio aperto sulla cosa. E io credo che questo ci porti anche a pensare a tutta una serie di impostazioni di una società che passi dall'etica, perché appunto sia mirata a non far pagare questa rivoluzione tra gli stessi, quindi alle lavoratrici e lavoratori, a quelli più in difficoltà che da questo processo spesso sono espulsi, perché insomma sappiamo che la formazione data dalla scuola dell'era post-industriale servitava a leggere, scrivere e fare conto, adesso questa cosa non è più sufficiente, non basta più. E quindi dovremo forse ragionare su politiche sia attive che passive. Per politiche passive mi riferisco al reddito minimo e alla riduzione dell'orario di lavoro, ma anche l'implementazione di politiche attive, come per esempio l'adozione di piani specifici di formazione, che sono appunto utili anche ad inserire e collocare i lavoratori espulsi. Ecco, questa transazione sarà tanto più dolce quanto più il sistema scolastico saprà uscire dalle logiche dell'era industriale e si attrezzerà per formare un insieme ampio di capacità personali e intellettuali necessarie a lavorare accanto alle macchine di nuova generazione. Un ruolo di assoluto rilievo accanto a queste politiche di formazione lo hanno ovviamente anche quelle del web. Queste ultime sono cruciali non solo per quello che riguarda gli interventi per attenuare questo sociale nelle pratiche del rinnovamento tecnologico, ma anche per accompagnare tali processi nel loro potenziale di creazione di maggior benessere, modo eco e sostenibile. Ci chiamiamo un'alleanza popolare per la democrazia e l'uguaglianza. Forse su questo dovremmo riflettere, cosa significa uguaglianza oggi nel paese. Tutto ciò sarà ovviamente possibile solo a fronte di un ampio intervento pubblico, e questo può essere
e ha strettamente a che fare, per quanto ci riguarda, con la ridefinizione di un processo culturale, di valori, di proposta politica, economica e sociale, per una sinistra che sappia intercettare e proporre modelli rispetto al cambiamento strutturale. Quindi non mi resta che augurarvi buon lavoro a tutti e tutti, perché è il lavoro da fare per tutti e tanto. Grazie a te, Rosa. Molto brevemente l'esperienza politica elettorale di qualche settimana fa in un comune di medio piccole dimensioni del sud Milano, nella città metropolitana di Benegnano, in cui vivo e faccio politica. Commentare un risultato elettorale inconsueto, insolito per una coalizione che si è presentata all'appuntamento elettorale l'11 giugno con un risultato consistente dal punto di vista del consenso elettorale, non solo a due cifre ma a due decine, una coalizione dichiaratamente di sinistra civica e civica che ha raccolto il 22-23% dei consensi. E quindi mi è stato chiesto di commentare questo dato e di portare alcune considerazioni. Poi vorrei sviluppare anche da lì, da alcuni temi di quella campagna elettorale, comuni a tante altre campagne elettorali, di questa ultima tornata ma anche di quelle passate, commentare anche alcune questioni che riguardano il governo della città. Allora, molto brevemente, nel comune a cui facevo riferimento, una coalizione di sinistra e civica ha raccolto il 22-23%. Come è stato possibile raggiungere questo dato? Beh, questo dato è stato possibile grazie ad un lavoro durato anni, ad una sinistra larga, plurale, a una sinistra che ha un profilo ambientalista forte, che ha anche una cultura, che ha un portato di cultura di governo, persone credibili che hanno saputo mettere insieme le competenze e le esperienze giovani e meno giovani, una sinistra che si è posta al proprio elettorato in maniera credibile e forte. E questo è stato uno dei risultati che abbiamo raccolto, non sono stati sufficienti per andare al ballottaggio per pochissimi punti percentuali, e al ballottaggio non siamo riusciti a sfidare la destra che ha governato per 10 anni nel nostro comune. E da qui alcune considerazioni di carattere generale. La prima, il 25 giugno questa sinistra responsabilmente in maniera matura ha votato contro la destra in maniera compatta e ha fatto in modo che il candidato del Partito Democratico risultasse vincitore in questa competizione. Un Partito Democratico dal quale ci separano molti temi, molti contenuti, molti fatti concreti, oltre che delle pratiche. Ciononostante questa sinistra consistente, questa sinistra larga, unitaria, plurale, ambientalista, ha fatto questa scelta, una scelta per chiudere un ciclo politico di 10 anni di governo della destra. Dove abbiamo marcato la differenza con il Partito Democratico? Proprio sui temi ambientali da un lato e di governo del territorio dall'altro. Sui temi dell'urbanistica, sui temi dell'espansione delle città, sui temi del consumo di suolo, cioè su questi temi e sulle sfide ambientali, locali e globali abbiamo registrato una differenza fondamentale con quello che poteva essere un nostro alleato nella competizione elettorale. E allora, dai considerazioni proprio sui temi del governo del territorio, sui temi che hanno a che fare con la discussione che noi stiamo facendo questa sera, perché
abbiamo cominciato a definire un profilo di una sinistra solidale, equa, dei diritti, io credo che la declinazione sia anche di una sinistra che abbia un profilo ambientale molto forte. E allora questa è la discussione che dovrebbe essere portata anche su questo piano. E allora dalla nostra piccola esperienza che ho cercato di raccontare, significativa perché c'è una credibilità che spendiamo quotidianamente nel nostro lavoro politico e che viene ripagata nel momento elettorale, nel momento della richiesta di consenso, dalla nostra piccola esperienza discendono due considerazioni di carattere generale, che riguardano le città e il governo delle città. Cioè che nel ripensamento delle città, che siano grandi, che siano piccole, non fa differenza, devono trovare preminenza i temi della rigenerazione urbana, del riuso dell'esistente, dell'utilizzo di ciò che esiste, e dobbiamo avere con chiarezza e dire con chiarezza che l'epoca del consumo di suolo è finita. Questo deve essere un punto importante di una sinistra nuova da un lato e ambientalista dall'altro. Allora noi viviamo in una regione dove il consumo di suolo, dove la Lombardia ha registrato negli ultimi anni, i dati sono recentissimi, un incremento di consumo di suolo notevole. Siamo la prima regione in Italia a consumare suolo e registriamo un decremento invece costante delle terre agricole, delle terre produttive agricole. Allora, di fronte a dei paradossi dove nel dibattito politico, nel dibattito culturale, fuori dagli ambienti politici istituzionali, oggi il tema della rigenerazione, il tema del stop al consumo di suolo sono temi che stanno nella discussione degli ordini professionali, degli architetti, degli urbanisti, stanno nella discussione anche di alcuni costruttori illuminati, stanno non solo nella discussione degli agricoltori e degli ambientalisti, non stanno invece questi temi, non stanno invece nell'agenda politica istituzionale delle istituzioni locali e nazionali. La legge sul consumo di suolo è ferma al Senato, quindi lì non si muoverà. Noi abbiamo in Regione Lombardia una legge sul consumo di suolo che è l'esatto contrario del contenuto del titolo della legge stessa. Allora, su questi temi noi dobbiamo essere fermi e radicali e impostare la nostra battaglia politica di sinistra su questo. C'è un'ultima questione. A chiudere. Chiudo. Un'ultima questione che riguarda invece un altro tema non considerato solitamente anche dalla sinistra che governa e dalla sinistra che conosciamo, e anche che riguarda anche il nostro dibattito, che riguarda una delle sfide globali che noi abbiamo di fronte, quella relativa ai cambiamenti climatici. Noi dobbiamo immaginare le città oggi che si confrontano in maniera concreta con il tema dei cambiamenti climatici e che sappiano proporre politiche di adattamento da un lato e di mitigazione dall'altro. Questa deve essere un'altra delle battaglie di una sinistra che vuole essere ambientalista da un lato, di sinistra, equo e solidale, ma che deve essere anche innovativa sui temi, perché questi temi sono i temi che portano all'economia che può essere, deve essere circolare, equa e solidale. Grazie. Grazie.